7:51, i personaggi di Buongiorno Regione. Sara Meini è andata a trovare una campionessa di tiro al piattello. Segnatevi questo nome, Martina Bartolomei, ne sentiremo parlare. A 20 anni abita a Laterina, in provincia di Arezzo. Con il suo fucile ha già conquistato un sacco di successi, ma i prossimi mesi per lei saranno davvero molto impegnativi. Ad aprile parteciperà alla Coppa del Mondo in Cina, a Pechino, in attesa delle Olimpiadi del 2012. Semplicemente la migliore, Martina Bartolomei dalla Terina, classe 1990, è già un curriculum da grande campionessa. Nel tiro al piattello, specialità fossa olimpica. Uno sport non così conosciuto, ma non per questo meno bello o affascinante. Fin da quando ero piccola, avendo una famiglia di cacciatori, mi sono avvicinata a questo mondo bellissimo che credo non sia definibile uno sport o un passatempo, ma una passione che ti nasce da dentro. Credo che le persone che non praticano questo sport non possano capire le emozioni che dà. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. Un soprannome che proprio non rispecchia la sua vita di tutti i giorni. Muso duro, ma solo sul campo, perché poi è tutto il contrario. Martina, l'ultima per età dei tre figli nati da una famiglia di cacciatori, non è un maschiaccio, tutt'altro, è timida, carina, proprio come non te l'aspetti. È stato il padre Giovanni a trasmettere ai figli la passione della caccia, ma con Martina è andato davvero oltre. E se oggi lei è arrivata a certi livelli, molto del merito è di lui, il suo vero allenatore. A te che sei la migliore cosa che mi sia successa. Fin dalla prima gara che ho fatto mi sono emozionata perché ero piccola, diciamo, 14 anni erano pochi, e ho fatto il criterium nazionale, che già era un bel traguardo, e l'ho vinto. E dopodiché mi ricordo il campionato italiano, vinto anche quello a Todi. Mi ricordo gli internazionali a Suhl in Germania, quando ho sentito l'inno d'Italia, e quelle sono davvero momenti emozionanti. Uno sport che richiede un'ottima preparazione fisica, ma soprattutto psicologica. Martina si è già tolta grandi soddisfazioni con il suo fucile, e tra i tanti risultati importanti risalta agli occhi anche un record mondiale in assoluto. In gergo, un 25 su 25, o meglio 25 piattelli su 25 colpi, assolutamente da non sottovalutare. Ma gli appuntamenti più importanti arriveranno proprio nei prossimi mesi. Con la casacca delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, Martina parteciperà alla Coppa del Mondo di Pechino in aprile, ma il vero traguardo è un altro. Sono contenta di quello che sto facendo e non pretendo grandi cose. Spero solamente di arrivare al massimo di quello che posso fare. Quali sono i tuoi sogni? Beh, il mio sogno che è realizzabile a breve termine sarebbe andare alle Olimpiadi. Sarebbe il massimo per il momento, poi si vedrà. Londra 2012, le prossime Olimpiadi, la vera manifestazione per un atleta. Il sogno, basta pensarci un attimo per commuoversi, ma ben presto le lacrime lasciano lo spazio di nuovo al campo da tiro, lì dove Muso Duro ha davvero poche rivali. Lei per ora è l'orgoglio della sua famiglia e degli amici veri, ma ben presto, siamo certi, diventerà l'orgoglio di tutta la Toscana e di tutta Italia. Sarebbe bello sentire suonare l'inno con la nostra Martina Bartolomei sul gradino più alto del podio. Non manca molto al grande appuntamento. Martina, ricordati che sei una delle speranze di tutti gli italiani.